Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi video pool classico sul global perché, come potete vedere, sono usciti i banner del Magic Chasm, del Power Magic Chasm, ovvero la batteria di awakening di personaggi di cui abbiamo parlato la scorsa volta, che adesso finalmente possiede i loro banner. E tra l'altro, per essere precisi, questi saranno i primi banner in assoluto nel global ad introdurre il PT System. Infatti, come potete vedere, apparirà là sotto dove c'è il tasto per effettuare la vostra multidraw, apparirà non solo la 5 stelle garantita, che ovviamente avrete dalla vostra multi, ma riceverete anche i primi PT token, che finalmente potranno poi essere successivamente scambiati, se andate a guardare sullo shop del PT Token, o per la X con 300 PT Token, quindi 75.000 gemme, oppure con 100, con 100 Green Token per avere una Power Stone, che diciamo è essere il contentino di ogni banner. Successivamente verranno introdotti anche i libri, come ci sono da noi nel Jap, ma quello ovviamente è un discorso a parte. Costeranno 200 Green Token, ma a noi per il momento non ci interessa più di tanto. Perché faccio un video pool? Faccio un video pool perché il banner su cui pullerò, ovvero quello di Van, è a mio avviso semplicemente perfetto. È semplicemente perfetto perché possiede 15,35 sia di Lyle che di Setzer. Quindi sono due personaggi che a me nel global mancano. E questa, diciamo, è l'occasione giusta per poterseli maxare, in modo tale da avere comunque una base anche per il futuro, soprattutto per il vero Chase Meta quando sarà disponibile all'interno del gioco. L'unico che di questo banner non mi fa né caldo né freddo è Papa Limo. Papa Limo in realtà non è uno di quei personaggi che ho intenzione di maxare, perché comunque non mi tira particolarmente. Come attaccanti magici, Van senza dubbio è molto più forte, anche perché possiede la X, ma in generale, proprio come attaccante magico, verrà surclassato più e più volte. Per cui non mi sento proprio di investire chissà quali risorse. Però, visto che è all'interno di questa batch, non si butta via niente. Come vi ho già detto, io non ho né Lyle né Setzer, appunto perché non ho pullato in precedenza nei banner in cui apparivano loro. E non l'ho fatto perché volevo appunto aspettare questo momento per poter pullare in via definitiva e non solo cercare la ex di Van, ma di trovare addirittura anche Lyle e Setzer, che ripeto, essere i personaggi che hanno ricevuto adesso l'Awakening in modo veramente eccezionale, perché diventano veramente veramente forti. Comunque, detto questo, bando alle ciance, incominciamo le nostre pullate. Comincio ovviamente al solito dai ticket. L'obiettivo primario sarebbe ottenere la X di Van, dato che comunque Van ce l'ho già completo con 15,35. Se dovessi trovare la X di Van a culo dai ticket, proprio la butto lì, mi fermerò. Non pullerò più qui, ma pullerò poi successivamente anche per completare Setzer e Lyle. Per il momento però preferisco solo concentrarmi sulla ex di Van. Quindi direi che ci siamo, cominciamo.
Sì. Ex divan dal ticket. Ottimo. Va bene. Va bene. Io potrei anche fermarmi qua. Potrei assolutamente fermarmi qua. La ex dal ticket è ciò che veramente mi sono preimposto. Non ho più motivo di andare avanti. Non ho assolutamente più motivo di andare avanti, per cui eccezionale, eccezionale veramente. Tra l'altro mi sono rimasti ancora 20 ticket che non credo di andare ad utilizzare. Non credo di andare ad utilizzare. È un peccato perché ne avrei approfittato per buildare sia Lyle che Setzer. Però arriveranno le batch dove sicuramente potrò investire su di loro. Per cui non mi faccio più di tanta premura. Preferisco aspettare, preferisco risparmiare un pochino. O magari i ticket, volendo, potrei anche buttarli ormai questa ventina di ticket. Avrò modo comunque di accumulare ticket con gli eventi. Non è quello il problema. Però il main target era questo. Il main target, trovare Van, veramente eccezionale. Finalmente ho Van completo come piace a me, anche perché vi ripeto, Van sarà uno degli attaccanti magici più forti nel global, fino al momento in cui arriveranno poi i filoni di personaggi come Kuja, e tutti quanti gli altri che ovviamente come attaccanti magici saranno decisamente più forti. Benissimo, benissimo, veramente è andata veramente, veramente bene. Per cui va bene. Finiamoci questi ticket e poi ci possiamo anche salutare. Trentacinque di Setzer, perfetto, perfetto. Mi serve soltanto la 35 di Lyle, volendo, se proprio voglio iniziare a costruirmi questi personaggi in futuro, ma già va bene così. Perfetto. Allora, i ticket mi sono andati da Dio. Non c'è assolutamente bisogno di aggiungere altro. Il problema fondamentale saranno forse adesso le Power Stone per maxare la Hex di Van. Anche se non credo più di tanto. L'unica mia curiosità era vedere se già avessi la 15 di Setzer. Ora, non credo. Perché in realtà non credo di avere la 15 di Setzer, che non l'ho neanche mai, diciamo, livellato. E
E diciamo sarebbe anche una cosa abbastanza ovvia. No, ok, non ho la passiva. Non ho completamente la passiva della 15, quindi dovrei effettivamente trovargli anche la 15. La cosa buona è che già abbiamo la 35 almeno. Assolutamente, piano piano riuscirò a costruirmelo. Quello che invece devo fare è senza ombra di dubbio costruirmi van. Ovviamente togliamo la sua 35 che abbiamo già maxato e quindi piano piano maxeremo anche la sua ex. Non ho intenzione di fare multisummon perché vi ripeto, la mia poteva essere una scusa per non solo trovare la ex di Van ma anche di buildare gli altri personaggi, ma una volta trovata la ex, sinceramente, trovo quasi inutile pullare in quei banner. Diciamo che come personaggi Max Limit Break, al Max Limit Break ne ho già un bel po', ne ho un bel quantitativo e sono in grado comunque di fare gli eventi senza neanche troppa difficoltà. Per questo evento sicuramente utilizzerò Van il più possibile, visto che comunque ce l'ho adesso Max Limit Break, se possiamo definirlo così, perché le Power Stone comunque le trovo, non è quello il problema. E sono veramente contento perché questo mi apre le porte verso il risparmio che comunque andrò a fare per il futuro con le gemme, soprattutto per Kuja, che sarà uno che vorrei in maniera. Diciamo sarà uno che vorrei in maniera pesante, visto che comunque mi piace particolarmente come personaggio ed è molto molto forte quando gli verrà rilasciata la ex. E poi successivamente dovrò risparmiare, dovrò farmare pian piano ovviamente durante il procedimento del gioco, dovrò iniziare a conservare, dovrò iniziare a farmare per l'era in cui arriveranno Golbez e Rinoa, che saranno praticamente vicini. Per Rinoa molto probabilmente voglio utilizzare le gemme, voglio andare sul sicuro arrivando almeno a 75.000 gemme, mentre invece successivamente per Golbez spero di riuscire ad avere un quantitativo di gemme superiore alle 75k, ricordando che comunque ancora devo farmare tutto all'interno del gioco. E in modo tale appunto da avere una base solida per questi due personaggi, più Rinoa che Golbez, però ripeto, anche Golbez va benissimo perché da ancora il Giappone non ha ricevuto rework 70 X Plus, però quando è entrato in gioco Golbez c'è stato un terremoto all'interno del gioco, ma peggio di peggio è stata Rinoa. Rinoa ha letteralmente distrutto l'intero gameplay. Per cui diciamo che Rinoa mi interessa di più di Golbez. Però diciamo che il mio piano di risparmiare, il mio piano di trovare comunque le cose con pochi elementi, mi sta dando buoni risultati sul global. Quindi va bene. Io per adesso lo accetto. Non ho nient'altro da dirvi per il momento. Spero che le vostre pull possano andare bene come sono andate quelle mie, trovando ovviamente quello che cercate. E quindi per il momento è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.